Le dipendenti della refezione scolastica delle scuole di Caltanissetta per il secondo giorno si trovano al comune. Sono 50 le dipendenti, 25 quelle che attualmente non lavorano, 25 dipendenti storiche perché hanno prestato servizio nelle scuole anche per 15-20 anni. Ricordiamo un po', riassumiamo quello che è accaduto. A inizio dell'anno scolastico la Blue Cop faceva arrivare i pasti già pronti nelle scuole, quindi le dipendenti non cucinavano più all'interno degli istituti scolastici, dopodiché ci sono stati disordini e si è tornato a cucinare all'interno delle scuole. Ieri, durante la riunione che avete avuto con l'assessore Tricoli, è stato detto che le 25 dipendenti storiche che non lavorate più, non lavorate più perché dovevate tornare in servizio per un'ora e mezza invece che per 3 ore e mezza. Quindi avete preferito percepire la disoccupazione, al vostro posto sono entrate altre 25 persone a tempo determinato, sempre pagate per 1 ora e mezza, ora che è finita la disoccupazione volete rientrare. Voi però volete chiarire che la situazione non è questa. Allora, noi in pratica questo affido temporaneo è stato dato a ottobre-novembre, quando è iniziato, perché la gara era già scaduta, e quindi si è ripartito con un affido temporaneo. E la proposta era 1 ora e mezza per tutte le 50 dipendenti che siamo, mentre noi stavamo percependo una disoccupazione visto che eravamo state licenziate. E quindi abbiamo detto questa proposta non va, 1 ora e mezza noi andiamo a prendere nemmeno 200 euro. 200 euro al mese? Al mese. Siccome era un affido temporaneo e poi si era detto che si espletava la gara a gennaio, quindi il nostro posto di lavoro non si rischiava perché rientravamo poi con le 3 ore e mezza, 4 ore, quelle che facevamo precedentemente, quindi il servizio ripartiva normalmente, abbiamo deciso di rientrare poi a gennaio visto che ripartiva la gara. Così invece non è stato, perché questa gara non si è fatta, ancora si protrae con questo affido temporaneo, siamo oggi il 3 di febbraio, ancora si continua, si rifà un'altra proroga fino al 29 di febbraio, quindi le lavoratrici che sono rimaste a casa, perché attualmente ce n'è 25 a casa, vogliono rientrare tutte in questo servizio. E siccome le persone che sono entrate, le 26 lavoratrici che sono entrate con l'ora e mezza, hanno un contratto a termine, che viene rinnovato ogni qualvolta scade, avevamo detto e avevamo proposto, visto che ci sono le lavoratrici che ora hanno bisogno di 3 ore e mezza e ci siamo noi le lavoratrici storiche, di rientrare tutte quelle storiche. Un altro punto da chiarire, quindi eravate state licenziate tutte 50? Tutte, perché era scaduta l'appalto, era finita. Quindi la disoccupazione la percepivate tutte, comprese quelle che sono rimaste a lavorare? 50, tutte 50. Peraltro io sono una di quelle che 25 sono rientrate con le 3 ore e mezza, con questo affido temporaneo, con dei contratti a termine, fino al giorno 5, fino a domani io ho questo contratto, domani mi scade. Poi non so se si verrà rinnovato fino al 29 di febbraio, perché attualmente si protrae questo affido temporaneo. La gara, a quanto pare, ancora non viene espletata, quindi si continuerà con questo affido temporaneo finché non si hanno altre notizie o se la gara venga affidata. Tra l'altro, prima dicevate, il tipo di lavoro che svolgiamo noi in 1 ora e mezza non si può svolgere. Ricordiamo quello che fate. Noi cuciniamo, facciamo di segretarie, puliamo, facciamo tutto in 1 ora e mezzo, quindi non è possibile. Poi la proroga che gli hanno fatto per 40 giorni è 1 ora e mezzo e 10 giorni gliel'hanno passata a 3 ore e mezzo. Ah, quindi alla fine anche quelle assunte a tempo determinato fanno 3 ore e mezzo. 3 ore e mezzo come noi, di cui metà siamo a casa. Prima dicevano da domani non lavoreremo più nessuno, perché? Perché scade il contratto domani, perché siccome è stato un contratto che hanno rinnovato da mese in mese, quindi se domani scade questo contratto a tutte quelle che stanno lavorando, compreso le nuove, le 26 nuove, perché non riassumere noi che siamo fuori, siamo le storiche che siamo fuori? Questa mattina siete venute qui al comune per incontrare il sindaco? Sì, eravamo venute per incontrare il sindaco, tecnicamente avevamo anche un tavolo tecnico insieme all'azienda, l'azienda ha ritenuto opportuno non presentarsi, il sindaco lo abbiamo incontrato qui nell'androne e si è defilato tra le maschere.